Allora, ragazzi, aspetta, come ti chiami? Non mi ricordo. Muschietti. Vabbè, a parte che devi lasciare il telefono. Comunque, mi chiedeva Muschietiello, allora, questo è uno schema della circolazione generale, della circolazione media dell'atmosfera sulla Terra. Allora abbiamo qui delle celle, vedete qui la cella che si trova le celle che si trovano nelle zone equatoriali, le chiamano le celle di Hadley. E guardate qui, spero che si veda, sì, si veda abbastanza. Vedete cosa succede in queste celle? Che vista in tridimensionale la circolazione avviene così. Ed è quello che mi chiedeva Muschietiello, sostanzialmente. L'aria che si innalza, che fine fa? Allora, come schema generale, nelle celle di circolazione, lo schema è questo. Però non è detto che nelle singole zone si debba seguire sempre questo schema. Queste sono, diciamo, condizioni medie. Qui nelle zone tropicali ci sono gli alisei. Quindi questo è l'aliseo settentrionale che proviene da est. Queste invece sono le celle, questa è la cella dove ci troviamo noi, e cella di intermedia. Quindi, tornando alla cella di Hadley, la zona più calda del mondo mediamente è l'equatore, no? Quindi l'equatore richiama aria per il fenomeno che abbiamo detto prima, perché la fascia proprio equatoriale, la più calda di tutte, richiama aria. E c'è questa zona di convergenza delle correnti, perché? Perché richiama aria da entrambe le zone circostanti che sono più fredde. Poi, qui invece c'è una zona di alta pressione, una fascia di alta pressione attorno ai tropici, e qui, diciamo, questa zona di cella, questa cella intermedia, e poi c'è la cella polare. Va bene, comunque, quello che volevo dirvi è io ho parlato di ciclone, non mi ricordo se ho detto che il contrario, le larghe zone di alta pressione si chiamano anticiclone. Allora, vediamo un po' i sistemi frontali. Avete mai sentito parlare? C'è un fronte freddo in avvicinamento? Non so, alle previsioni, avete mai sentito questa espressione? Questa è aria fredda. Aria fredda che sta avanzando sul territorio. Questa zona di confine tra l'aria fredda e l'aria calda che si trova avanti all'aria fredda viene chiamata fronte freddo. Cosa succede su un fronte freddo? L'aria fredda rispetto all'aria calda è più o meno densa? Più densa. Nello scontro fra queste due masse d'aria,
diciamo, le due masse d'aria non si mescolano o si mescolano solo in minima parte. È come se si scontrassero due fluidi diversi. Quindi questa massa d'aria fredda, questo fronte freddo, cosa fa? È un po'. Vi ricordate le piogge orografiche? Che la corrente d'aria, calda e umida, trova la montagna e sale. In questo caso, diciamo, se Maometto non va alla montagna, la montagna va a Maometto. Dovete immaginare che l'aria fredda è un po' come se fosse una montagna che avanza. Quindi avanzando obbliga l'aria calda più leggera a risalire e si formano questi cumuli, queste nubi, in genere in forma di cumuli, che provocano fenomeni meteorologici abbastanza importanti. Questo a seconda dell'entità del fronte freddo, delle sue dimensioni, della sua velocità di avanzamento. E queste precipitazioni sono, diciamo, relativamente improvvise e abbastanza concentrate nel tempo. Questo invece è un fronte caldo. Che fa il fronte caldo? Il fronte caldo è aria calda che avanza. E può trovare davanti a sé dell'aria fredda, o comunque dell'aria più fredda rispetto a se stessa. Quest'aria calda, avanzando e trovando dell'aria fredda davanti, delle zone di aria fredda, si innalza. Quindi questa volta, come dire, mentre prima avanzava la massa d'aria fredda, adesso sta avanzando la massa d'aria calda. E quindi avviene un fenomeno simile, cioè che cosa? L'innalzamento dell'aria calda. L'innalzamento dell'aria calda è come quando l'aria si innalza su una montagna, però si innalza in maniera graduale. E quindi queste piogge che si verificano coi fronti caldi sono piogge, più diffuse nel tempo e nello spazio. Cioè sono piogge più uniformi sia nel tempo sia nello spazio, sono fenomeni che durano più a lungo. È un po' il tempo, sapete quel tempo di novembre che comincia a piovere la mattina e sì, no, finisce la sera. Diciamo quel tempo lì. Quindi fronte caldo e fronte freddo. Allora, vediamo cosa può succedere. Dove sta? Ce n'era una bella. Ah, qui c'è l'animazione, vedete? Però no, si anima, non si anima più. L'avete vista anche voi che si è mossa. Comunque, questo è un disegno, diciamo, di un fronte caldo. Allora, questo è sempre un fronte freddo. Cosa dice qui? Aria fredda che avanza. Che avanza dietro al fronte freddo. Quindi il fronte è questo, è la zona di confine. Sono come i fronti, no? In guerra, no? Ci sono i fronti. Il fronte è la zona di confine e poi qui dice aria calda che si ritrae davanti al fronte freddo e sviluppo di nubi per innalzamento dell'aria calda e umida. Questa è la direzione del movimento e questo, poi lo vedremo meglio, vedete questi triangoli, questa linea blu con i triangoli? Questa è il simbolo del fronte freddo.
Ecco, questo qui invece è un fronte caldo, quindi vedete, questa sorta col fronte caldo si crea una sorta di piano inclinato graduale con una pendenza inferiore a quella del fronte freddo, in cui l'aria calda sale gradualmente e gradualmente rilascia l'umidità di cui era carica. Questa è anche una bella immagine. Adesso sì, adesso vi faccio vedere tutta la simbologia. Poi c'è il fronte occluso. Vedete, qui abbiamo un fronte occluso. Cosa succede col fronte occluso? Anche se questa non era la più bella. Ah, ecco, questa è bella. Fronte occluso. Allora, cosa abbiamo qui? Qui abbiamo un fronte freddo che avanza contro una massa d'aria calda. Però cosa succede? Che ancora avanti rispetto all'aria calda, c'è dell'altra aria fredda, però vedete, qui dice cold air, quindi qui cool air. Quindi cool qui non sta per alla moda, ma sta per fresco. Quindi questa, cioè praticamente abbiamo aria calda che ha a monte dell'aria più fredda e a valle dell'aria fresca, cioè meno fredda di questa. Quindi che succede? Nell'avanzamento si crea quella che si chiama occlusione, in questo caso occlusione calda, occlusione fredda, che vedete, occluded fronte occluso. Qui l'aria calda non, diciamo, fa un po' da sandwich, è un po' come il ripieno di un sandwich. Mentre col normale avanzamento di un fronte freddo, l'aria calda sì, è obbligata a salire, però ha anche spazio libero a valle, no? Invece, qui se a valle, intendo a valle non topograficamente, a valle nel senso del movimento, del flusso, se a valle trova dell'aria fresca, non può l'aria calda spostare l'aria fresca, no? E quindi è costretta a salire in questo modo, cioè sale sia qui, vediamo, verso monte sale col meccanismo del fronte freddo, verso valle sale col meccanismo del fronte caldo. Quindi questo è un fronte occluso, in cui in un certo senso ci sono, nella parte più, che noi vediamo più a sinistra dell'immagine, prevale il fenomeno del fronte freddo. Nella parte che vediamo a destra nell'immagine, prevale il fenomeno del fronte caldo. L'insieme di questo fenomeno, di questi fenomeni si chiama fronte occluso. Occluso nel senso che è bloccato. Allora, un fronte occluso rispetto a un fronte freddo, secondo voi, ah, così, vabbè, lo dice sotto, però
si muove più lentamente. Perché? No, non è per la diffusione. Allora, un fronte freddo puro, ecco, questo è un fronte freddo semplice. Abbiamo detto che avanza più velocemente di un fronte occluso. Perché avanza più velocemente? Non proprio, no, non è questo il motivo principale. Perché incontra aria più leggera? Perché davanti a sé ha solo aria calda, quindi a buon gioco deve semplicemente spostare l'aria calda, che è aria leggera, quindi la sposta o verso l'alto o la sposta verso avanti, comunque è aria leggera. In questo invece, quando diciamo, questa situazione che vedete qui è stata superata, qui si sta per formare il fronte occluso, qui, come giustamente dice Zippari, trova altra aria fredda che, come dire, è un'altra bella mappazza da spostare, no? E quindi il fronte occluso avanza più velocemente. Questo cosa comporta? Che a poco queste nubi si scaricano e la pioggia lentamente diminuisce e fino a smettere. Come? In questi casi a volte si forma un fronte stazionario, diciamo il fronte occluso può degenerare, trasformarsi in un fronte stazionario, in cui praticamente l'avanzamento diventa lentissimo. Quasi. E comunque la diminuzione di pioggia è dovuta al fatto che le nuvole cosa sono? Sono dei serbatoi d'acqua. Quando quel serbatoio a poco dalle dalle si scarica, alla fine torna il bel tempo. Per questo era questa la domanda. Perché la pioggia diminuisce? Qual era la domanda? No, se quello sta, diciamo, se lì se l'unico proprio continua a spostarsi I fronti si possono anche dissolvere, cioè questi fronti, appunto, non sono masse solide che poi sono stabili, sono masse fluide e quindi si ha il fenomeno, viene chiamato della frontolisi, cioè il dissolvimento del fronte. Dunque, questi triangoli rappresentano il fronte freddo e hanno la punta diretta, diciamo, verso la direzione, verso la quale si muove il fronte. Questi semicerchi, se sono colorati, sono rossi, sono il fronte caldo. Questi invece, dove ci sono sia semicerchi sia triangoli, però sono rivolti in direzioni opposte, è il fronte stazionario, quando il fronte non sa da che parte andare. Diciamo, i due eserciti, nessuno dei due eserciti riesce ad avanzare.
Quando invece ci sono i fronti, il simbolo del fronte occluso invece è questo qui. Entrambi i simboli, colore viola, e diretti tutti nella stessa direzione. Perché il fronte occluso è un fronte che comunque avanza, lentamente ma avanza. Poi questo simbolo, che diciamo si trova raramente sulle carte sinottiche, sono quelli, questo è quello della frontolisi e questo della frontogenesi. Frontogenesi. E significa formazione di fronti. Allora, uno schema generale, diciamo molto frequente nella circolazione dell'atmosfera e nella formazione, quindi anche nella genesi delle precipitazioni, è questo. Intorno a una depressione abbiamo qui un fronte freddo che avanza, che tra virgolette insegue un fronte caldo. Ah, perché la cosa che non vi ho detto, non è che i due fronti si scontrano, i due fronti si inseguono, però i fronti freddi sono più veloci dei fronti caldi, quindi questo scontro, diciamo più che uno scontro, diciamo che è un tamponamento, dove c'è il fronte che ha fronte caldo, che è quello che va davanti a velocità inferiore, poi arriva dietro il fronte freddo a velocità maggiore e magari mentre messaggia e investe il fronte caldo. In questa zona immediatamente ho i due fronti, qui in questa zona che si avvicina di più alla bassa pressione, in genere si trova il fronte occluso. Ecco, questa è anche una bella immagine, anche se qui non si vede, non c'è il fronte occluso, però ci dà l'idea, intanto vediamo la circolazione dell'atmosfera. Qui in che emisfero siamo? Boreale o australe? Boreale, perché attorno alla depressione la circolazione è in senso antiorario. Quindi siamo nell'emisfero boreale e vediamo questa sorta di inseguimento in cui il fronte freddo insegue questo, il fronte caldo, e prima o poi lo raggiungerà. Allora, vediamo un po' qui. Qui vedete analisi
per mercoledì o il Wednesday, non mi ricordo mai come si dice, lo confondo sempre, il mercoledì 30 ottobre 2019 alle 6 UTC. UTC praticamente, diciamo, il tempo di Greenwich senza ora legale. Quindi questo era alle 6 solari a Greenwich. Quindi alle 6 solari erano le 7 solari italiane. Sì, adesso c'è l'ora solare. Quindi questa è la carta sinottica del tempo alle 7 di stamattina. Vediamo un po' che situazione c'era. Intanto vediamo grandi zone di qui è tutta una zona di alte pressioni, vedete H, perché 2H? Voi dovete immaginare, queste sono isobare, quindi quelli sono due picchi di pressione. In quelle due zone la pressione è come quando ci sono in topografia due montagne vicine, solo che per le montagne parliamo di quota. Qui parliamo di valore della pressione. Quindi non pensate a un qualcosa di geometrico, pensate solo che lì la pressione è più alta. In mezzo la pressione è leggermente più bassa, però e poi vedete come sono lontane in questa zona, come sono lontane le isobare. Qui il vento, ci sarà pochissimo vento. Invece, guardate qui c'è, qui ancora c'è un'alta pressione, qui ancora, cioè tutta l'Europa praticamente alle 7 di stamattina era sottoposta a, era una zona di alta pressione. Qui invece c'è una delle poche zone di bassa pressione, tutta questa è una zona di bassa pressione, però forti venti io non ne immagino qui, perché l'unica zona dove le isobare sono piuttosto vicine è questa. Qui mi aspetterei dei venti piuttosto forti. E vediamo i fronti. Allora, quell'immagine che io vi ho fatto vedere con i tre fronti, questa è un'immagine classica che io vedo spessissimo sulle carte del tempo. In questo periodo invece, diciamo, un tempo abbastanza anomalo, per cui dove sta? Qui per esempio vedete ci sono questa è una zona di fronte occluso, qui è sempre fronte occluso ma nel verso opposto, riuscite a vedere? E qui invece abbiamo sul nord Italia, diciamo sotto la pianura padana, abbiamo un leggero fronte freddo che avanza. Qui invece c'è un fronte caldo. Diciamo è un tempo abbastanza anomalo, perché invece quei tre fronti si osservano molto frequentemente nelle carte del tempo. Quale? Questa? No, questa. Diciamo che la disposizione classica è questa, la classica, quella che si osserva più di frequente intorno alle zone di bassa pressione. Ma c'era, me l'ero segnato.
Qui invece abbiamo la carta dell'Europa alle 11 UTC, quindi alle 12, 53 minuti fa. Come vedete, la bassa pressione qui si è spostata, non si vede più, si è spostata a ovest e abbiamo qui tutta una zona di alta pressione, però qui non sono raffigurati i fronti. Quindi io qui immagino, adesso io stamattina non ci ho fatto caso che vento c'era, però qui la circolazione dovrebbe essere in senso orario, no? Attorno all'alta pressione. Quindi dovremmo avere da noi dei venti orientali, sudorientali, più o meno. Qui sempre alle 12 da noi abbiamo la carta dei venti con i vettori, con le frecce. E in effetti io avevo detto est-sud-est e più o meno ci siamo in questa zona. Ah, però mi era sfuggito che qui evidentemente, qui non specifica questo 1018 millibar. Questa è un'isobara chiusa. Ah, è una bassa pressione. Non c'è scritto. Ah no, c'è anche la L. Però perché si può capire che è una bassa pressione anche senza vedere la L? Ammesso che voi l'abbiate vista la L. Da dove lo capisco che questa è una zona depressionaria? Perché, come dice Panicò, i venti procedono in senso antiorario. Quindi, anche se io non ho visto questa L che in effetti era mimetizzata, vedete qui, lo si capisce dal fatto che i venti sono in senso antiorario. Quindi, guardando più nel dettaglio, è vero che qui in generale ci sono venti, ci dovrebbero essere venti orientali, sudorientali, però data questa zona depressione, questa zona lievemente depressionaria, noi abbiamo qui su Bari dei venti, delle brezze che vengono da nord a causa proprio di questa circolazione. Vediamo qui cos'altro c'è. Oh, qua, qui. Allora, questo invece era alle 6, questa immagine delle 6 a Greenwich, quindi alle 7 da noi. Ah, ecco, qui si vede, certo che è strano. I fronti qui sono stati sempre alle 7 da diversi enti, diciamo, che pubblicano queste cose. I fronti, vi ricordate l'abbinamento classico dei tre fronti? Prima non l'avevamo trovato. Invece qui è raffigurato sempre alle 7 di stamattina. Però non stiamoci a fare troppe domande sul perché di queste differenze tra i vari organismi meteorologici. E qui abbiamo un esempio proprio reale, quasi in tempo reale, alle 7 di stamattina c'era questa situazione in questa zona. Quindi con la successione, fronte freddo che insegue il fronte caldo e qui verso la depressione che noi non vediamo perché l'immagine non ci arriva, però è qui dentro la depressione, c'è il fronte occluso. E il tutto avviene in senso antiorario. Queste?
Ah, dunque, queste qui si chiamano saccature e corrispondono, diciamo, vengono chiamate anche lingue a volte, cioè quando noi tiriamo fuori la lingua, no? Sono, qui non è proprio un esempio classico, un esempio molto, molto chiaro, però sono chiamate saccature, in inglese trough, scritto trough, THROUGH, che è l'abbeveratoio degli animali, quello a V o a U, lungo, no? Quindi in italiano le chiamiamo saccature, in inglese trough. Credo che si legga traff, veramente. E sono sporgenze di bassa pressione. Se volete, vi trovo delle immagini più chiare di queste saccature. Diciamo che le saccature sono un po' come un impluvio. Diciamo una saccatura è nelle isobare quello che un impluvio è per le isoipse. Il contrario della saccatura è un promontorio invece di alta pressione. E il simbolo delle saccature era quella linea che adesso ho perso. Questa qui è una saccatura, però questa immagine non è bella. Vediamo se c'è qualche immagine. Ecco, qui dice, vedi, asse della saccatura, trough axis. E qui è rappresentata, diciamo, quel segno viola dovrebbe corrispondere più o meno ad un impluvio. Perché qui cosa fa la pressione? Vedete, il centro depressionario è in questa zona. Quindi in questa direzione la pressione diminuisce. È un po' come nelle isoipse la quota diminuisce e quindi questo sarebbe un impluvio. Nelle saccature sostanzialmente ci sono delle condizioni tipiche del centro depressionario. Questa è anche bella, perché è tridimensionale.
Non si vede il fronte occluso, però si vede il movimento tipico sempre di questo continuo inseguimento del fronte freddo sul fronte caldo, e si vede qui l'innalzamento dell'aria. Qui dice avvezione calda. Io prima ho parlato di piogge convettive. La convezione e l'avvezione sono due fenomeni molto simili, cioè praticamente è, voi conoscete, avrete sentito parlare forse il termine convezione, ce l'avete presente per il trasporto del calore per convezione, no? La trasmissione del calore per convezione. Quando avviene per convezione? Quando il calore viaggia a bordo di un fluido caldo, che in genere per noi è aria, no? Gli impianti per convezione, eccetera. Quindi quando un qualcosa, diciamo una quantità, una grandezza fisica, tipo il calore per esempio, è trasportato dall'aria, si parla di avvezione se avviene per un moto collettivo, come quello di un vento, o si parla di convezione quando, oltre al moto collettivo, diciamo un moto ordinato del fluido, si ha anche diffusione. Quindi la convezione comprende, diciamo che possiamo dire che la convezione è la avvezione accompagnata dalla diffusione. I due fenomeni determinano la convezione. Però diciamo il termine convezione è molto usato, si parla spesso di piogge convettive, sarebbe più giusto dire piogge avvettive. Quindi quando sentite parlare, per esempio, una saccatura depressionaria, non è una depressione, ma è la sporgenza di una depressione all'interno di una zona di pressione relativamente più alta. A volte si parla proprio di una lingua, gli inglesi però la usano questa espressione, dicono una lingua di depressione. E niente, diciamo che con Genesi delle precipitazioni, diciamo che l'essenziale l'abbiamo detto, non credo di aver dimenticato. La diffusione non è altro che il rimescolamento. Diciamo, se immaginate di mescolare dell'acqua col vino, no? Se voi unite l'acqua e il vino molto lentamente, prevarrà il fenomeno della diffusione. Oppure immaginiamo per esempio che io abbia una, non so, una bombola di un gas qui, di un gas magari innocuo. Se io la apro, però non una bombola in pressione, un recipiente contenente del gas, alla stessa pressione, alla pressione atmosferica circostante. Se io apro questo recipiente,
i due gas cominceranno a miscelarsi. E questa è la diffusione, cioè un rimescolamento lento, una unione intima tra due fluidi che avviene in maniera, diciamo, disordinata. La avvezione invece, ecco, immaginiamo che io abbia una bombola di gas qui sulla tavola. Se io apro il rubinetto della bombola, il gas esce con una corrente a getto, no? Oppure semplicemente se io soffio così, come quando soffiamo sulle candeline, in quel momento è chiaro che l'aria che esce dai miei polmoni ha una composizione diversa dall'aria atmosferica, no? Perché io ho consumato l'ossigeno, eccetera. Quindi io emetto un gas che è diverso in composizione dall'atmosfera circostante. Soprattutto nella prima fase in cui il vento, questa corrente a getto fuoriesce dalla mia bocca, prevale la avvezione. Cioè io sto trasportando, mettiamo, più anidride carbonica, no? E la sto emettendo nell'atmosfera circostante per avvezione, perché quel getto che esce dalla mia bocca è appunto una corrente a getto. Quindi è come dicevo prima, è un moto collettivo del fluido all'interno dell'altro fluido. Poi, quando diciamo a una certa distanza da me questa spinta propulsiva si esaurisce, allora l'anidride carbonica che io ho messo prevarrà il fenomeno della diffusione. O se preferite, potete immaginare un bicchiere in cui ci sono acqua e vino separati da una saracinesca. Se io rimuovo lentamente quella saracinesca, l'acqua e il vino si troveranno a contatto fra di loro. Si creerà un'interfaccia. In questa interfaccia cominceranno a miscelarsi lentamente. E quindi quello sarà il fenomeno della diffusione. Se io verso il vino nell'acqua, io vedo proprio nel bicchiere la corrente del vino, e anche quella è una corrente a getto, perché vedremo dove il vino entra nell'acqua, vedremo una corrente abbastanza ordinata, quindi un movimento collettivo delle molecole di vino all'interno del bicchiere d'acqua. Poi nelle parti più esterne ci sembrerà di vedere il fenomeno comincerà a somigliare molto alla, come si chiama, alla diffusione. È chiaro adesso? Vabbè, ci possiamo fermare.